Ciao raga, ciao! Eccoci in un altro video. Questo è un video haul, detto anche in italiano video acquisti, video compere, video cosa cavolo ho comprato ancora. Ad Desenzano sono andata a trovare Antonellina mia, un bacione grande grande grande, è stata una giornata fantastica, ma purtroppo passa talmente in fretta. Vabbè, comunque abbiamo già l'appuntamento per la prossima volta a giugno, quindi siamo a posto. Stiamo benissimo insieme, arriviamo, facciamo colazione, poi dopo c'è il pranzo. Stiamo tanto, tanto, tanto insieme e purtroppo il tempo vola. Questa volta vi faccio vedere. Zitto, tuo via! Vi faccio. Ma prima un veloce sguardo al look e al make-up, non ce lo vogliamo dare. Allora, al make-up, sì, perché? Questo, come al solito, è domenica mattina, ho fatto il video anche del trucco e il rossetto è questa matita di Essence Wake Up Spring, però come contorno ho messo la matita di Nail Cosmetics. Vabbè, fanno il loro casino, lasciamoli fare. Ho il mollettone dietro, non mi guardate. Oh sì, guardatemi. Niente, quindi il trucco è sul blu, perché qui dentro questa maglietta c'è il blu, c'è il bianco, c'è il rosa e dovevo fare un trucco blu e argento e ho messo questa collana e gli orecchini, insomma, per chiamare un po' il blu. Poi andiamo avanti in fretta. Volevo dirvi che questa volta vi faccio vedere subito quello che mi ha portato Tonellina. Anch'io le ho portato qualcosa, ma mai tanto quanto lei. Allora, queste lettere adesive le ha prese dai suoi cinesini, dove siamo andati anche dopo, vi farò vedere cosa ho preso. Ok, sbatto tutto da là. Poi mi ha preso questo che le avevo chiesto io, questo me l'ha regalato, ma gliel'avevo chiesto io se l'avesse trovato di prendermelo, lo zenzero disidratato. E devo ancora assaggiarlo, comunque. A me potrei rimetterlo dentro qua. Poi, come vi avevo detto l'altra volta, mi ha ridato le caramelle, queste qua che avevamo preso a Milano, di Coca-Cola, perché non le piacciono, me le ha ridate. E poi mi ha regalato questo, l'ho aperto per annusare il profumo. È gusto di mela e fico, della Pompadour. Buonissimo. Quindi, grazie, amorina mia, dei regalini. Poi, aspettate che chiudo la porta. Ecco, esci e fai prima. Perfetto. Poi, andiamo avanti. Ma dove saremmo mai state? No, non ci posso credere. No, voi non ci crederete. Invece è vero. Siamo state da Tiger e questo è tutto il sacchettone delle cose che ho preso da Tiger. E cosa avrò mai comprato che avevo già preso tutto il negozio l'altra volta? Ho preso delle cose per fare la festa a mio figlio, perché il 1° giugno, ormai lo sapete tutti, compirà 16 anni. E allora ho preso queste sciocchezzuole, diciamo così, per fare la festa di compleanno con la torta e tutto. Quindi vi faccio vedere proprio qua, non so, ci metterò sopra i bicchieri. Questi sono i bicchieri con l'uomo. Faccio vedere in fretta perché sono proprio per la festa. Queste sono le ghirlande con i gelati, tutto misto, il bicchiere con la donna e ovviamente ho preso anche i piatti con l'uomo e la donna, fare panda, tutto ovvio. Poi ho preso queste, invece di comprargli il numero 16, gli ho comprato le candeline e perché, vedete, sono autoilluminanti, non so come dire, con la fiamma colorata, quindi ne metteremo 16, ho dovuto prendere due confezioni, ovvia, ma perché c'erano solo 12, ah beh sì, questo ve lo faccio vedere poi, e insomma, quindi questa volta ho preso tutto per il compleanno, anche se, vedete, sono rimasta sul blu e sul rosso. Poi ho preso i bicchieri. Questi, no, questi sono quelli del gelato, è vero. Quelli del gelato. Poi ho preso
che non c'entrano niente. Le matitine, perché avevo rotto l'ape, la pina, avevo rotto queste, e quindi le ho ricomprate. Per il gelato ho preso questa, il cucchiaio prendi gelato, di questo colore bello, verde, chiarissimo. Vabbè, questi sono per fare la coda, come dire il nome. Poi le bandierine, perché in ogni festa ci vogliono. Altre ghirlande. Ho preso questi tovaglioli con la torta, le candeline, insomma si vede che è un po' da compleanno. Poi del compleanno basta, giusto? Questo che cos'è? Ah, questa è la luce da mettere sui libri per leggere. Ho preso un po' di cose per il mare, diciamo. Questa luce, i due porta spazzolini da denti, per non lasciarli all'aria. Anzi, poi dopo li adopereremo anche a casa, perché mi piacciono molto. Piede rosa, per me e per lui. Ho preso per sfizio questo bellissimo ventaglio. Mi piacciono i ventagli. Certo, una volta mia mamma li aveva tutti decorati, sapete, quelli proprio belli, belli, belli. Comunque, questo è di legno, va bene lo stesso. Ultime due cose di Tiger. Avevano questo, lo levasmalto, che, con il pucciatore, vabbè, è chiuso. E quindi l'ho preso perché costava poco. Spero che funzioni come quello di Sephora, perché francese. E poi questo, basta. Sì, sì, sì. Oh, voilà! La Tiger, abbiamo finito, questo per l'agenda, non potevo non prendere i gatti. Adesso sbattola tutto, perché andiamo avanti. Cosa c'è? Ah no, non ho finito la Tiger, è vero! Fermi tutti! Cosa c'è, Jimmy? Da Tiger ho preso gli occhiali da sole, perché le avevo dimenticate a casa e li avevo bisogno, ho preso questi. 5 euro, raga, ma chi se ne frega. Ecco, simil Ray-Ban. E poi ho preso questo, l'amore cieco, come questo me l'hanno dato loro, da mettere dentro gli occhiali, però io l'ho preso più carino, ho preso questo, l'amore è cieco, ma molto però, aggiungerei, come stanno, molto carini. Ok, e da Tiger siamo a posto. Poi vediamo, da Sephora. Cosa avrò preso mai? Aspettate, perché se Jimmy fa casino lo sbatto fuori, scaravolto e butto. Mi ha dato dei campioncini del profumo di Narciso, vedete, questo mi piace, quindi lo userò. Guardate cosa ho preso, maschere nuove. L'ho preso sia per tutto il viso, perché l'altra volta mi sono piaciute tantissimo, che per gli occhi. Sono all'orchidea e sono anti-età e liscianti, quindi perfetti per me. E pure questo, ho fatto tutto l'ambaradan, come si dice, si dice così. Ah, questa è la maschera notturna, si mette, si lascia tutta notte, ma mi vedrete come non lo so che cosa. Poi, questo è un altro, tre me ne ha dati, oh carino, grazie, ero un ragazzo. Poi guardate, Antonellina voleva questi prodotti della Tony Moly americani e sono arrivati alla Sephora, però purtroppo non c'era il panda, che non assomigliava a questo, era questo orsacchiotto. Quello là era un panda, Holy Moly, no, Tony Moly, scusate ma non conosco questa marca, ancora mi devo abituare. Non c'erano più, però abbiamo preso tutte e due questa crema mani alla banana, sa di banana e anche la forma di banana, ebbene sì, si apre e si fa così, ma va? Sì, non ci crederai, ma si fa così e ha un profumo di banana, ragazzi, ti viene voglia di mangiarla, veramente. Beh, questa me l'ha fatta conoscere Antonellina, buonissima, buonissima. Ma il pezzo forte, ovviamente, è questo,
Love Flush. Sono tutti i blush di Too Faced. Non l'ho ancora aperta, adesso apro qui insieme a voi, ecco. Questo è il dietro, questo è davanti, immagino. E uno, e due, e tre. Che c'è pure lo specchietto. E tutti i colori dei blush. Love Hangover, Baby Love, I Will Always Love You, How Deep Is Your Love, Justify My Love, Your Love Is King. Ma sono titoli di canzone o sbaglio? Boh. Beh, certo è sì di Madonna, di sì. Oh no, non posso alzarmi. Allora vado così, perché c'ho la tuta grigia sotto. Vai, sera di bal. Ho la tuta grigia, poi quando devo uscire metto i jeans neri, quelli, no, bodyguard, cos'è? Boy girl, boyfriend, che casino. Vabbè, comunque avete visto sta paletta? Tutti di blush. Non li tocco, non li sfioro, li lascio così, li lascerò così per sempre, non è vero. Bisogna usarli. Che cavolo. Vabbè, ho lasciato là la palette, sappi, tremenda 75, sappi, che l'ho lasciata là, ma non si sa mai, visto che il mio compleanno non entra più. Ah, visto che il mio compleanno è in agosto, quella palette ci sarà sempre, poi non riesco, eh. Quindi magari arriverà, chi lo sa, da chi, da come, da quando, da dove, da perché, soprattutto, ma magari arriverà per il compleanno. Questa è da tenere bene. Poi, oh, dai cinesini, allora ho preso dell'intimo che devo ancora lavare, quindi vabbè, vi faccio vedere così. Perché non c'è niente, non c'è da avere vergogna, perché è bello e mica mi faccio vedere nulla. È soltanto un normalissimo reggiseno come quelli che vedete dei costumi, ok? Color salmone questo. Mentre questo completino semplicissimo, gli slip semplicissimi, vedete, blu e non arancio. Salmone anche questo, ma non saprei definirlo, non lo so, comunque è così, blu e salmone, diciamo, ma sì, chi se ne frega. questo è il costume, aspettate, eh. Allora, come altro intimo invece è così, è sui toni del viola giallino, sì, c'è una striscia anche bianca e grigia. Slip normalissimi, perché non mi servono cose speciali in questo momento. Ho preso anche un costume, perciò come vedete, se vi faccio vedere i costumi, perché non sono slip normalissimi come pezzo di costume. E vabbè, si è staccato meglio, così lo potete vedere meglio. Questo è il pezzo di sotto del costume, questo è il costume. E questo è il pezzo di sopra che verrà via sicuramente 3 miliardi di volte. Ecco, però devo dire che mi piace molto come colore e sono super imbottiti. Anzi, c'è lo spazio per mettere altre imbottiture. Ma sì, mettiamoci a banana. Ci mettiamo la banana e viene fuori un seno della Madonna. Va bene? Ok. Meglio toglierla, perché se no non mi ricordo. Ok, poi cosa ho preso che non mi ricordo neanche più. Ah, sempre questi per i capelli, di tutti i colori, basta, non ne compro più per tutta estate, a meno che poi non li perda. Mollettone, purtroppo marrone, non mi piaceva molto, comunque medio, perché i capelli sono pochi, non ho bisogno dei mollettoni grossissimi. Colla per le unghie, giusto? Sì, no, perché per le ciglia finte le avevo ancora, quindi per le unghie mi serviva, con il pennellino, perché sennò le altre si asciugano subito, invece con il pennellino no. Poi cos'è questa? Aspettate, con... ah, questi sono i pantaloni del pigiama, ma fermo qua, e questo è il davanti del pigiama, eccolo qua,
ho preso di nuovo la L come dai miei cinesini, perché sto adoperando quello che avevo preso dai miei cinesi e mi trovo benissimo. Questo mi sembra che abbia lo stesso tipo di animale che sarebbe un ippopotamo, ma ippopotama, credo. Comunque, carino, mi piace, lo porterò al mare, sapete che ho freddo di sera, devo mettere quel pigiama lì. L'ultima cosa, no, vi avevo detto che avrei preso le ciglia finte ed eccole qui a 200, sì, a 2,50 €, sono queste, mi piacciono moltissimo, che sono quelle che indosso praticamente. Ecco, spero di essere toccata bene. L'ultima cosa dai cinesi, guardate, l'ho vista da Katia the Cat, un bacione grande grande, voi mi date sempre delle idee fantastiche. Allora, questa sarebbe una gonna, vedete, ai toni del blu e dell'arancio rosa, insomma misti, questa sarebbe una gonna e questa sarebbe la vita tutta goffrata, vedete? Invece Katia the Cat cosa ha fatto? L'ha messa come vestitino. Io ieri, perché altrimenti la gonna sarebbe lunghissima fino alle caviglie. Invece lei cosa ha fatto? L'ha messa qui sopra, sarò tutta nuda, a parte le spalline del costume. Quindi partendo da qui, facendo un vestitino, mi piace da impazzire perché questa cosa goffrata, come vi ho già detto, fa sembrare il seno grandissimo. E poi arriva sotto le ginocchia, quindi guarda Katia, ma hai dato un'idea fantastica, sono felicissima. Poi vediamo l'ultima cosa, aspettate che non mi ricordo più, ah no, c'è Lillapois per ultimo. Allora penultima cosa, da Coimport, cose per la casa, ho preso delle cose utili. Allora, questo cestino bianco, semplicissimo, che metterò in bagno, è semplicissimo, però mi piace molto, voilà, questa è molto utile al mare soprattutto, con barra telescopica, una mazza mosche, ma anche ragni, perché le mosche non entrano nella casa mobile, no, ma i ragni sì, e invece devono stare fuori, nella foresta vergine, diciamo, non nella mia casa mobile, quindi questa arriva Paola Style e vi farà uscire di casa molto bene. E l'ultima cosa, sempre per il mare, perché adesso vi romperò fino a quando non tornerò dal mare, è questo, che sarebbe, visto che saranno tutti maschi e non voglio che facciano casino con le cose da mangiare, lo zucchero, per non pucciare dentro il cucchiaino sporco nello zucchero, perché cioè, mi immagino. Allora ho preso questo, così lo metto io, lo carico io, lo zucchero, fanno solo così e non mi sporcano da nessuna parte. Molto bene, l'ultima cosa, abbiamo detto, Lillapois. Allora, da Lillapois ci sono i trucchi, tantissimi, di tutte le marche. Ho speso 30,01 €, ma ciusca, non mi ha fatto neanche lo sconto. Cosa ho preso? No, non scaravolto. Pesco. Ho preso un bel po' di pennellini dell'Essence, perché mi piacciono tantissimo, sono buoni. Sentite sempre piangere Jimmy, io dopo lo sento quando edito i video, ma non posso toglierlo. E avete visto che era qui? Cioè, sta bene, piange così, per piangere, non fateci caso. Allora, ho preso questo, che è per il correttore, ok? Poi ho preso questo che è per il blush, questo verde acqua è per smokey eyes, ok, e questo invece lilla è per la cipria. Quindi questi sono i pennellini, costano poco e hanno una grande resa perché sono veramente buoni, veramente. Poi ho preso, sempre per il mare, no scusate, veramente, vi romperò, lo so, ma io devo comprarle queste cose e se mi dà fastidio dito, non vi faccio più vedere niente del mare, perché so che tante non possono andare sempre per questa questione e sapete che io mi tiro il collo per andarci, eh? E poi c'è anche la dolce cara mammina che
da un obolo, diciamo, ai poverelli per farli andare al mare. E quindi, vabbè, io vi faccio vedere comunque cosa ho preso. Da pupa? No, che da pupa, di pupa. Questo è uno spray invisibile apposta. Perfetto, bravo. Vi farò vedere, il portacandele, tutto rovinato perché lo fa cadere tutte le volte. Devo comprare qualcosa che non si rompa. Vabbè, da mettere sulle scale per uscire. Praticamente è resistente all'acqua e antisabbia per corpo e viso, quindi per tutto, ed è protezione 50. Ecco, praticamente serve apposta per chi ha i tatuaggi oppure le cicatrici o macchie cutanee. Ok? Qualsiasi cosa va bene, della 50. Credo che ne comprerò un'altra perché non so se basta per 2 settimane questa, se basterà, non lo so. Quindi, ultimissime cose. Ok, poi abbiamo finito anche tutto proprio. Ho preso, siccome da MAC non avevo trovato un rossettino che cercavo, allora mi sono dovuta tirare su un povero. Ho preso questo un glossy stick dell'Essence, che 404 Poshy Pink. Questo. Beh. No, ma non c'è problema, la punta si rompe, ma non importa. Questo colore, a me piacciono questi colori, ormai dovreste saperlo, che è rosso fragola. Poi ho preso il rossettino invece di Catrice. Questo è C01 Neop Red. Boh, beh. Ce l'avevo con i rossi ieri. Questo però è più mattone. Belli, mi piacciono tutti e due. Erano un po' sciolti perché, come sapete, mo' con il caldo. Vabbè. Ultime due cose per la mia agenda. Non mi dimentico mai di lei ormai. 1,90 euro e questo invece 2. Questi sono cuoricini. Ok, sarebbero portachiavi per carità con i charms, però io li metterò nell'agenda, farò qualche cosa, non lo so. E questa è una bambina con il cuoricino. Basta, ho finito tutto. Il video magari è durato tanto, però vi ho fatto vedere tante cose anche. Vi mando un bacione se vi va. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao, raga!